serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella raga, qua è Savix che vi parla. Oggi vi porto questo nuovo outfit, ragazzi, simpatico. Più o meno, raga, sono sempre le stesse cose, ma io ve le porto per darvi un'idea. E se volete passarvi del tempo e rifare i vostri outfit, questi sono i video che fan per voi. Quindi ragazzi, niente requisiti a parte i Jokers che vi lascio in descrizione. E passiamo all'inizio del video. Quindi raga, dobbiamo avere il busto vuoto, testa vuota. Partiamo con il primo requisito. Se volete ci fate direttamente il beige, rimarrà. Andiamo su maglie trafficante e mettiamo la numero 2 sabbia, ragazzi. A questo punto, una volta messa la maglia gialla da trafficante, quella sabbia, andiamo a mettere, raga, giacche smanicate e andiamo a selezionare la numero 58 di 77, che è questa con le toppe, raga, Demin vintage con toppe. A me piace un sacco e il completo verrà bene. Quindi a questo punto dobbiamo andare come al solito a salvarlo o nel primo slot, raga, o nell'ultimo slot, perché poi dopo, quando entriamo nell'attività merge, ci serve questo requisito. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo salvato l'outfit, ragazzi, ritorniamo dal bancone e andiamo a selezionarci completo tutte e andiamo a mettere quella da scienziato pazzo come al solito. Una volta che abbiamo fatto questo step, possiamo catapultarci, ragazzi, direttamente dal cannocchiale. A questo punto, una volta arrivati, corriamo freccia destra e teniamo aperto il menu interazione e poi andiamo a selezionarci, ragazzi, il completo che stiamo facendo. Così in questa maniera metteremo la maschera buggata sull'outfit. A questo punto ci andiamo a salvare l'outfit così com'è, raga, sempre nel primo, nell'ultimo, quindi sovrascrivete man mano che fate i passaggi. E dopodiché, una volta pronti in questa maniera, possiamo andarci a startare, raga, il lavoro da titano. Se volete, raga, potete già andare vicino a Munition. E una volta che siete vicino a Munition, avviate il lavoro da titano come sto facendo io, cliccando menu di pausa, attività, avvia attività, create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano, ragazzi. Facendo ciò, andando già da Munition, quando avvieremo il lavoro da titano, saremo già da Munition, quindi non ci resterà altro che entrare dentro e salvarlo. Quindi, come ho appena detto, ragazzi, una volta che abbiamo fatto entrare il nostro amico, se state facendo l'outfit insieme a qualcuno, così ne approfittate e lo fate assieme, andate a salvarvi completo da Ammunition dentro il lavoro da titano. Quindi freccia a destra e andate a sovrascrivere sempre sul primo o sull'ultimo. A questo punto non vi resterà altro che quittare l'attività, ragazzi, semplicemente aprendo il telefono e facendo AXA o X quadrato X se giocate da play, raga. Una volta spawnati, il completo sarà così, raga, ma poi ricomparirà il busto e le mezze braccia. Ma non vi preoccupate, perché dobbiamo fare l'ultimo step per buggarlo completamente. Quindi adesso noi andremo a metterci, ragazzi, le spalline. Così a me mi andava di metterci le spalline, ma voi, se volete, potete andare a mettervi il cinturone se preferite. Funziona lo stesso. Quindi ora io entrerò, ragazzi, con una di queste tute, mentre voi, se non vi piacciono le spalline, vi mettete il cinturone. Io alla fine ho scelto la numero 7, ragazzi, mi piace, è carina, c'ha degli svarioni sulle spalline per fare qualcosa di diverso. Adesso, una volta che abbiamo messo la tuta da racing, se vogliamo mettere spalline o se invece volete passare il cinturone, vi mettete l'outfit col cinturone, non ci resta altro che andare ad attivare l'attività merge. Quindi online, avvia attività, preferite, ragazzi, andate su missioni, come al solito io svariono, non la trovo mai. E una volta che l'avete trovata, la avviate. Trovate il link in descrizione dell'attività per Xbox e PSN. E se vi interessa, ci sono anche i link di Jokers rossi, neri, cachi e basta, ragazzi. Perché purtroppo io gioco da Xbox, quindi i metodi per portare i Jokers colorati con le attività mod su Xbox
non si può. Comunque a questo punto, una volta dentro basso profilo, ragazzi, mi raccomando, fondamentale, dovete andare a mettere completi salvati, non ve lo dimenticate, se no dovete riavviare l'attività, niente di grave, però dovete mettere completi salvati. A questo punto fate entrare un vostro amico che vi dia una mano, perché questa attività serve per forza un amico, se no non si può startare, bisogna essere in due. E a questo punto, una volta che siete nella selezione degli outfit, ascoltate bene qua, se avete salvato l'outfit, ragazzi, nell'ultimo slot farete una volta a sinistra. Se avete salvato il completo nel primo slot farete una volta a destra, ok? Comunque non vi potete sbagliare, perché dovete entrare nell'attività con l'outfit che state facendo. Come vedete da me è Friple. A questo punto potete skippare pure il video, che anche qua io me lo dimentico sempre. E una volta che abbiamo skippato il video andremo a quittare l'attività. A questo punto, regà, una volta che spawneremo saremo di nuovo con la tuta. Dobbiamo andare in un qualsiasi veicolo, diventiamo MC o diventiamo CEO, indifferente. Ho avuto un sacco di domande su questo fatto, raga, non cambia un cazzo. Potete usare sia il motorcycle che la sicuro server. Quindi diventate membri di un'organizzazione, salite sul veicolo e quando siete sul veicolo cambiate lo stile da sì a no. Quindi ne mettete uno e lo togliete, indifferente se fate a sinistra, a destra o destra sinistra, l'importante è che lo mettete e lo togliete. E a quel punto spada bam, e chi a noi piace il mio spada bam se ne può andare a farsi fottere, visto che c'è qualcuno che rompe il cazzo ultimamente. Comunque ragazzi, questo è l'outfit, se volete potete salvarlo già in questa maniera, se non vi piace non lo state a fare. Se invece volete continuare, ragazzi, una volta che l'avete salvato potete metterci quello che volete in testa. Io ci ho messo una maschera e un caschetto antiproiettile. Vi lascio questa ultima parte velocizzata, perché tanto ormai lo sappiamo fare tutti il merge del cannocchiale, e vi lascio a voi il divertimento di finire l'outfit come pare e piace, ragazzi. Io spero che i miei video vi piacciono, che siano d'aiuto. Lasciate un like se vi è piaciuto il video e condividete se volete aiutarmi a far crescere il canale. E niente, ragazzi, vi lascio al video. Bella, regà, alla prossima.